Bene amici, oggi scopriamo insieme il Marlin 33, un battello con una lunghezza fuori tutto di 10,05 m e una larghezza di 3,32 m, ma perfettamente carrellabile da sgonfio. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separati dai motori. Motori che vedono una potenza minima installabile a partire da 400 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 700, disponibili sia in singola che in doppia motorizzazione. Guardate l'ampiezza delle plancette stesse, che consente quindi di passeggiare letteralmente nella zona di poppa. Qui troviamo anche all'interno della plancetta di sinistra la scaletta di risalita inserita a scomparsa, con un sistema a ribalta che consente anche di estrarre la maniglia tinti bene e quindi agevolare l'uscita dall'acqua, con anche la presenza di questo supporto laterale, questa maniglia tinti bene in acciaio, che aumenta ancora di più il comfort anche quando siamo in acqua e per poterci reggere senza nessun problema. Poco più avanti troviamo anche un'ulteriore maniglia, un profilo in acciaio tinti bene. In questo modo riusciamo ad uscire dall'acqua e muoverci a bordo senza nessuna difficoltà. In più, questa porzione che vedete della plancetta si può rimuovere. In questo modo riusciamo a tenere una larghezza dell'intero battello da sgonfio sottovuoto di 2,55 m, quindi renderlo perfettamente carrellabile. Il pozzetto motori è coperto da questa pedana fornita di serie, che consente quindi di muoverci senza nessun problema in tutta la zona di poppa e vivere quindi indipendentemente le due aree, con possibilità di sollevarla tramite le cerniere. Accediamo a bordo, vediamo subito la presenza dell'ampissimo divanetto di poppa. Qui iniziano anche le mastre in vetro resina con la doccia inserita qui a scomparsa al suo interno, mentre dal lato opposto è possibile installare la presa di corrente per il caricabatterie ed avere quindi la 220 a bordo. Le mastre in vetro resina hanno due livelli differenti, di fatto c'è un vero e proprio gradino che agevola l'accesso a bordo, dal momento che, come vedete, il layout vede un ampissimo divanetto con schienale posizionato verticalmente in posizione standard, ma possiamo scegliere se inclinarlo di 45 o di 90 gradi verso poppa, così da avere non solo una chaise longue ma anche un ulteriore prendisole più ampio e soprattutto un comodo accesso a bordo senza necessariamente dover scavalcare la tappezzeria. In più, guardate la presenza delle imbottiture sulle mastre in vetro resina. La tappezzeria che vedete è totalmente customizzabile su richiesta, in questo modo ogni utente sceglie il design che più preferisce, e in più c'è la possibilità di stivare praticamente tutto, dal momento che c'è un grandissimo vano tecnico al di sotto della porzione posteriore del divano e altri due portelli che si possono sollevare senza dover rimuovere la tappezzeria tramite, guardate, una semplicissima maniglia. Possiamo entrare all'interno e guardate qui quanto spazio c'è al di sotto di questi gavoni. Il layout del pozzetto è libero da ostacoli, in questo modo è semplicissimo muoversi a bordo, e in più, come vedete da questi supporti, possiamo scegliere opzionalmente di aggiungere una prolunga con cuscino e quindi avere un ampissimo prendisole di poppa, oppure all'occorrenza installare una base fissa con tavolo o anche un supporto con un pistone elettrico e quindi avere una dinette di poppa. È davvero niente male, perché guardate, grazie alla presenza delle ampie mastre in vetro resina siamo sempre ben protetti a bordo. Il blocco seduta è centrale ed è in vetro resina e vede alle spalle superiormente il vano cucina, cucina con lavello sul lato di sinistra. In questo allestimento vediamo un tagliere, ma su richiesta è possibile installare qualsiasi tipologia di piano cottura. Ai lati non mancano due comodi portabicchieri, guardate anche la maniglia tinti bene che consente quindi di poterci sedere liberamente ed avere una salda presa, quindi anche le persone più inesperte possono muoversi e avere un punto d'appoggio anche con mare formato. In basso c'è il frigorifero a carrello fornito di serie, mentre sulla sinistra c'è un comodo portello dove poter accedere all'ispezione dell'impiantistica dei serbatoi o dove opzionalmente è possibile installare la bombola per il lavello. Ci spostiamo verso prua, guardate qui anche questo ulteriore gradino che consente quindi di ridurre il dislivello e quindi agevolare il movimento a bordo. Anche qui ai lati del blocco seduta ci sono altre due maniglie tinti bene e arriviamo quindi in postazione di comando, postazione con due sedute indipendenti con booster regolabili e schienale fisso. In questo modo io posso scegliere se governare in modalità tradizionale oppure utilizzare il poggiareni. Mi pongo quindi al timone, vedo che è facilmente raggiungibile davanti a me, posso anche puntare i piedi sul gradino in basso per avere maggior supporto e quindi maggior visibilità, e vedo che la plancia è totalmente customizzabile su richiesta, con display centrale multifunzione, bussola ben visibile in alto, e come vi dicevo ogni utente può scegliere la configurazione che più preferisce. Qui abbiamo invece la box degli interruttori elettrici fornita di serie, l'elica di prua anch'essa fornita di serie per agevolare ogni condizione di manovra, e qui la predisposizione per la manetta di potenza. Il parabrezza è inclinato e consente quindi di proteggere fino all'altezza delle spalle, ma guardate anche la visibilità praticamente a 360 gradi, così non abbiamo nessun problema né in navigazione né durante le manovre, mentre l'ombra
chiusura è assicurata opzionalmente dall'installazione di un roll bar sulle mastre in vetro e resina o dal classico bimini con archetti in acciaio, oppure è possibile installare un T-top centrale che consente quindi di ombreggiare la postazione di comando o all'occorrenza installare la tenda araba di poppa. Arriviamo quindi sul passavanti, guardate, c'è un piccolo gradino per dare maggior spazio all'interno, ma nessun problema perché l'ampiezza del corridoio è più che adeguata, non abbiamo nessun problema di movimento a bordo, non ci sono ostacoli in coperta e soprattutto siamo ben protetti dal tubolare in neoprene orca che arriva all'altezza del ginocchio, quindi piano di calpestio ben incassato. Qui troviamo anche un'ulteriore maniglia TintiBene posizionata anteriormente alla console e arriviamo quindi a prua. Guardate qui quanto spazio c'è, totalmente rivestita di cuscini, quindi comodissima, con al di sotto un ampio gavone dove poter riporre tutte le dotazioni di sicurezza e tantissimi oggetti, mentre al di sotto del cuscino anteriore si trova il portello dedicato all'ancora. Ancora quindi non visibile dalla plancia di comando poiché è nascosta al di sotto dell'occhio di cubia, ma è possibile richiedere l'installazione di una telecamera e quindi poter controllare tranquillamente lo scorrere della catena stando semplicemente in plancia di comando e una sola persona così può effettuare tutte le operazioni di ancoraggio. Anteriormente al cassaro il cantiere ha scelto di installare anche un ulteriore divano biposto con schienale fisso, guardate qui anch'esso piuttosto comodo, con doppio profilo TintiBene ai lati, così che chiunque a bordo possa sedersi e restare ben protetto, perché guardate anche l'altezza dei tubolari che è rialzata rispetto al prendisole stesso, e abbiamo anche le maniglie installate sul tubolare per fornire appunto una salda presa. Arriviamo quindi all'estremità anteriore, c'è il musone in vetro resina, ma il cantiere di fatto ha scelto una superficie di appoggio installata con dei supporti in acciaio, guardate qui che spessore che c'è, che fungono anch'essi da maniglia TintiBene, due portabicchieri incassati qui negli angoli e guardate anche l'ampiezza della superficie d'appoggio che consente quindi di poter salire e scendere letteralmente da prua, in questo modo non abbiamo nessun problema durante le fasi d'ormeggio, con ovviamente doppia galloccia da un lato e dall'altro e bocca di granchio passacima centrale per evitare di far sfregare le cime sui tubolari. Ritorniamo verso poppa, vi mostro anche il passavanti controlaterale perché il layout è simmetrico, quindi non abbiamo nessun problema di movimento in coperta ed entriamo all'interno. Ingresso in cabina sul lato di dritta della postazione di comando con porta a scorrimento. Vi faccio notare anche la presenza di un doppio porta oggetti qui posizionato superiormente alla console. In questo modo siamo tranquilli che possano restare qui qualsiasi tipo di oggetto che non possa volare dal momento che sono ben protetti dal parabrezza e al tempo stesso c'è la superficie neva a fornire grip e quindi superficie antiscivolo. Vi dicevo quindi entriamo all'interno, ci sono due gradini per ridurre il dislivello, layout interno totalmente open space che consente quindi di abbinare la praticità al relax perché c'è il lavello sul lato di sinistra con un piccolo portellino per accedere all'impiantistica e per lasciare all'asciutto gli oggetti, gli oblò posizionati sulla murata con relativa vetrata a fornire piena luminosità, ma soprattutto vi mostro l'altezza interna, guardate qui quanto spazio c'è, riusciamo a stare tranquillamente in piedi, altezza superiore al 1,80 m nella porzione principale, poi si va ad abbassare, ma io posso sedermi qui anteriormente dal momento che c'è la tappezzeria imbottita ma resistente all'acqua, dal momento che è prevista anche l'installazione di una doccia, quindi posso tranquillamente effettuare la doccia all'interno, e qui al di sotto del portello c'è anche il WC, in questo modo possiamo effettuare anche piccole crociere per due persone dal momento che c'è la cucina all'esterno. Abbiamo uno spazio interno dove opzionalmente è possibile installare anche delle prolunghe, guardate qui quanto spazio c'è. Qui anche nella porzione principale può essere totalmente ricoperta di cuscini, quindi un punto di riparo per due persone, ma soprattutto un layout esterno davvero comodissimo con doppio prendisole e anche dinette di poppa opzionale. E quindi cari amici, questo è il Marlin 33, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team!